Siamo con Carmine Di Giacomo, responsabile CAF della CISL, al quale vogliamo chiedere quali sono le sostanziali novità del decreto mille proroghe per quanto riguarda la detraibilità fiscale. Per quanto riguarda le mille proroghe, c'è stato un decreto 160/2019 di dicembre che chiaramente ha cambiato un poco la situazione per quanto riguarda le detrazioni fiscali. Chiaramente tutti i contribuenti sono un po' in una fase confusa, perché chiaramente dal 1 gennaio 2020 tutte le spese detraibili, come ben sappiamo, che da riportare nella dichiarazione 2021 per il 2020, c'è la tracciabilità. Tracciabilità nel senso che tutte le spese vanno con lo strumento carta di credito, bancomat, bonifico, quello che si vuole, ma bisogna sempre tracciarlo, altrimenti non si ha diritto alla detrazione fiscale, quella che dobbiamo riportare poi nel 730 per avere il 19% e il riconoscimento delle imposte. Fino ad oggi stiamo aspettando qualche notizia in merito un poco più chiara da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché l'hanno differita al 1 aprile 2020, ma ad ancora oggi non sappiamo. L'unica cosa che vi posso dire e che consiglio a tutti quanti i contribuenti iscritti alla CISL e non iscritti alla CISL di sostenere queste spese, ma chiedere chiaramente il documento fiscale, la fattura, e pagare con la tracciabilità, con bancomat o carta di credito.